Come abbiamo detto in apertura, mentre ritorniamo in diretta, cari amici, l'estate è il tempo favorevole per partecipare ad iniziative di solidarietà, di volontariato, ma anche per considerare un impegno in tal senso in vista dei mesi più impegnativi dell'anno, nei mesi invernali. E allora questa mattina, a partire da questo presupposto, come vi dicevo, vogliamo aprire uno spazio relativo ad un progetto molto interessante di Caritas Italiana, dal titolo più che significativo, mi sta a cuore, curare il presente per sognare il futuro. E allora voglio dare il benvenuto a Don Antonio De Rosa, che è il responsabile di questo progetto per Caritas Italiana, che è collegato con noi, con un'amica Miriam, che sta partecipando, possiamo dire, ad una delle edizioni precedenti di questo progetto, che è giunto alla terza edizione. Buongiorno ad entrambi e grazie per essere collegati con noi. Buongiorno. Buongiorno. Allora, Don Antonio, partirei con te perché vogliamo un po' capire, entrare nel dettaglio di questo progetto così interessante, perché un anno della propria vita a servizio degli altri, nell'ottica della gratuità e del dono di sé all'interno di un'esperienza di vita comunitaria, è il sono un po' i pilastri su cui si fonda questo progetto dal titolo, come dicevo, molto significativo, mi sta a cuore, che quest'anno ha una partnership importante, ne parleremo, con la GESCI, dunque con gli scout italiani, che tra l'altro compiono anche cifra tonda quest'anno. Allora, in cosa consiste questa iniziativa, Don Antonio? Allora, l'iniziativa consiste praticamente in un'esperienza che viene proposta ai giovani affinché insieme con Caritas Italiana, affinché attraverso quello che è il servizio al prossimo, attraverso l'aiuto di Caritas Roma, possano fare un'esperienza che possa accompagnarli nella ricerca del senso della vita, possa accompagnarli a riscoprire il fondamento della propria esistenza. Quindi Caritas si propone questa esperienza di protagonismo giovanile affinché i giovani possano esprimere i loro talenti. Spesso siamo tentati, no, nel giudicarli, nel poterli trattare male, nel poterli considerare come estranei a quella che è il nostro contesto civile e sociale, ma in realtà hanno tanto da esprimere, hanno tanto da poterci donare. E questo progetto ha il desiderio di poter accompagnare affinché questi ragazzi possano donarci i loro talenti e metterli a frutto insieme. E come dicevo, una partnership importante per questa terza edizione del progetto è quella con la GESCI, dunque con gli scout cattolici italiani, anche perché il focus di questa edizione è principalmente legato al tema del creato, al tema dell'ecologia. Allora, perché è importante sensibilizzare i nostri ragazzi, i giovani, che ricordiamo per questo progetto è richiesta un'età compresa tra i 20 e i 30 anni, dunque perché è importante sensibilizzare questa fascia d'età, che evidentemente è decisiva anche per la crescita futura, che sia personale e professionale, su questo tema dell'ecologia, vista anche poi quel richiamo importante che Papa Francesco fa al tema cruciale, direi, dell'ecologia integrale? E sicuramente è fondamentale, no? In questo momento vi parliamo in diretta da Assisi, dove Miriam, insieme con gli altri giovani del progetto Mi sta a cuore, siamo qui per poter in qualche modo apprendere i fondamenti di quella che è la dottrina sociale della Chiesa, ma anche per poter respirare un po' che l'aria di San Francesco, e in qualche modo che ci ricorda, così come ci ricorda il nostro Papa, che tutto è connesso, è interconnesso, quindi non si può pensare all'uomo se non si pensa a quello che è il territorio, se non si pensa a quello che è l'ambiente, se non si pensa a quella che è l'economia. Quindi il desiderio di affrontare questo tema è il desiderio di prenderci cura della persona e del mondo in quello che è il suo, in quello che è il completamento di tutto questo. E del resto sono stati proprio i giovani di quest'anno, quindi Miriam insieme con quelli che sono i suoi compagni di viaggio a scegliere questo tema. Quindi io direi anche allora, certo, non c'è il bisogno di sensibilizzarli. Io dico, i giovani di oggi già sono sensibilizzati a questo tema, c'è il bisogno invece di lasciarli esprimere, c'è il bisogno di poter noi più adulti chiedere aiuto a loro affinché possano veramente accompagnarci in questo cammino.
Vedo Miriam annuire, dunque passerei a lei la parola per aiutarci un po' e per aiutare magari i ragazzi che ci stanno seguendo, che ci seguiranno nella nostra replica sui nostri social, anche invogliarli a mettersi al servizio, perché tanti commentatori, tanti educatori parlano di questo desiderio incessante dei ragazzi di mettersi al servizio. E allora la testimonianza di una giovane, secondo me, da questo punto di vista può essere fondamentale e di aiuto. Allora lascerei a te, Miriam, la parola per aiutare un po' a capire effettivamente perché bisogna avere a cuore, in questo caso, diciamo per la terza edizione del progetto, l'ambiente, ma anche per le edizioni precedenti, puoi aiutarci tu a capire come si è dilatato il cuore, evidentemente. Allora, principalmente la nostra idea, dal momento che comunque la collaborazione è stata con le AGSC, vedere già io ho avuto la fortuna di essere, far parte di un gruppo AGSC, appunto, e quindi principalmente la cosa che mi rimaneva di più era il contatto diretto con la natura e anche con riuscire a rispettarla, riuscire a salvaguardarla, e quindi principalmente. Sappiamo tanto che in questo momento l'ecologia e la sostenibilità è uno degli argomenti più importanti e anche più difficili, perché comunque noi ragazzi, appunto, come stava dicendo Don Antonio, siamo perfettamente consapevoli di quello che sta succedendo, e dal momento che ci hanno dato la possibilità di noi a scegliere il tema del prossimo Miss Acquore, è stato comunque un momento dove ci siamo messi tutti quanti assieme a riflettere cosa effettivamente è importante in questo momento, quale potrebbe essere il tema che può dare una mano a dare la possibilità a questo anno di essere comunque un anno in cui impari cose nuove, ma soprattutto anche cerchi di creare nuove prospettive per i problemi che stanno succedendo al momento, perché comunque è molto, molto importante rimanere sempre nella realtà nel momento in cui ci ritroviamo e anche nelle problematiche che ci ritroviamo, perché comunque mi sta a cuore. Per quello che ho vissuto io, mi sta dando la possibilità non solo di crescere, ma anche di rivedere tutte le mie vecchie esperienze, di vederle da un punto di vista nuovo e anche di dare frutto a quello che ho imparato e darmi la possibilità proprio di mettermi in gioco, che principalmente secondo me è l'obiettivo principale di Fattore, cioè dare la possibilità ai ragazzi di avere una voce, ma dare la possibilità ai ragazzi di creare progetti, idee, attività, iniziative per i ragazzi, perché principalmente noi siamo sempre a contatto con la Caritas, che vediamo magari che è una Caritas che sta cercando in questo momento di riorganizzarsi e di darsi più un punto di vista giovanile, piuttosto che dare invece tipo gruppo che organizza, che principalmente sono persone più grandi, persone che magari sono più, passatemi le parole, di un vecchio stile, e invece danno la possibilità a noi di creare nuove iniziative, nuovi anche punti di vista che loro magari non ci pensano, non ci arrivano, perché ovviamente l'età, la differenza di età ci può stare, potrebbe essere anche quello uno dei problemi, ma invece piuttosto che dire no, dobbiamo continuare a fare così, lasciano completamente lo spazio a noi, che è quello, diciamo, principale di questo cuore, la completa espressività del ragazzo. Senti Miriam, che cosa è stato per te? Che cos'è per te mi sta a cuore? Per me, allora, mi sta a cuore, possiamo dire, per riassumerlo in una parola, è esperienza e espressione. Esperienza e espressione, due parole. Perché, ripeto, mi hanno dato la possibilità di avere tanti tipi di esperienze con tanti tipi di realtà che io non conoscevo. E dal punto di vista dell'espressione, io negli uffici di Caritas Italiana, che noi partecipiamo anche alla vita di Caritas Italiana all'interno degli uffici, e abbiamo avuto la possibilità di esprimerci attraverso progetti, attraverso idee, attraverso anche i nostri punti di vista che ci chiedevano. Loro, secondo voi, dal vostro punto di vista, cosa è meglio? Cosa potrebbe essere più vicino ai giovani? Quindi, secondo me, queste due parole racchiudono cosa è per me stato.
Per chiudere, Don Antonio, tu hai utilizzato un'espressione evidentemente biblica per riassumere anche il senso e il significato di questo, di questi progetti. C'è più gioia nel dare che nel ricevere. Ora che, diciamo, siete giunti alla terza edizione, penso che un quadro, tra virgolette, più chiaro della situazione, se così si può chiamare, dei giovani, in qualche modo anche delle domande e delle risposte che attraversano le giovani generazioni, ve le siate date come risposte, no? Sicuramente. Leggiamo anche attraverso, grazie a questo progetto, quello che è un po' il vissuto dei giovani, ma soprattutto la grande sete. Oggi c'è il bisogno di poter incontrare qualcosa di importante, di poter sentirsi utili all'interno di questo mondo, il desiderio di poter valere per qualcosa. E allora cerchiamo proprio di intercettare questo bisogno. C'è più gioia nel dare che nel ricevere. Gesù, attraverso questa frase, sintetizza in qualche modo il sentire il bisogno dei giovani, dove c'è questo grande bisogno di potersi spendere per qualcosa di importante, c'è il bisogno di darsi da fare, c'è il bisogno anche di tendere la mano verso chi in questo momento magari vive quella che è la fragilità per poter dare il più. Quindi ci auguriamo che questo progetto possa in qualche modo aiutare chi è qui presente, chi lo sta vivendo, ma poter aiutare e sensibilizzare anche i tanti giovani che si danno da fare sotto tante forme di volontariato. Noi ne facciamo esperienza attraverso le nostre Caritas diocesane, che ci sono un esercito di giovani, centinaia di migliaia di giovani che spendono il loro tempo per poter aiutare chi è nel bisogno. E allora, Don Antonio, io faccio un brevissimo recap di quelli che sono alcuni punti fondamentali. Dunque, c'è tempo fino al 31 luglio per poter partecipare, poter ovviamente inviare la propria richiesta partecipazione a questo progetto. Le attività prenderanno il via il 16 settembre 2024, dureranno fino al 12 settembre 2025. Attraverso ovviamente il sito internet della Caritas è possibile scoprire e recepire tutte le informazioni per partecipare, incluso appunto il bando di progetto. E per questo allora, Antonio, Don Antonio, io ti ringrazio davvero di cuore per essere stato con noi. Grazie anche a Miriam per averci aiutato un po' a capire il senso di questa bella progettualità, e speriamo di risentirci, insomma, nel prossimo futuro per anche continuare a parlare di questo impegno di volontariato che coinvolge i giovani. Grazie, grazie di cuore ad entrambi e buon pellegrinaggio ad Assisi. Grazie, ciao. Ciao, grazie a voi. Andiamo in pubblicità, ma prima però vediamo insieme un breve filmato dalla pagina social di Caritas Italiana relativamente alla progettualità mi sta a cuore e come parte una giornata tipo in questo, di questo progetto. Vediamo insieme il filmato e poi pubblicità. Ciao ragazzi, oggi vi facciamo vedere la nostra morning routine di come andiamo da casa mi sta a cuore all'ufficio. Venite. Avete visto, ragazzi? Questa potrebbe diventare la vostra nuova morning routine per arrivare dalla vostra casa al vostro ufficio. Però ragazzi, le iscrizioni sono fino al 31 luglio, quindi muovetevi!